Buongiorno amici di Nova News 24. Ieri sera al Grande Fratello VIP, puntata incredibile, c'è stato un provvedimento, lo avrete visto tutti, e sicuramente quello che è stato veramente pesante, perché i coinvolti nel provvedimento sono stati chiusi in quattro stanze diverse da Alfonso Signorini, e sicuramente non è stato un bel vedere. Hanno detto un po' di bugie, e poi alla fine Alfonso Signorini ha scoperto il vaso di Pandora, dicendo che proprio il microfono era stato lasciato aperto da Edoardo, quindi loro sapevano tutto. Tavassi però nella notte fa capire cosa ha detto su Daniele quando ha spento il microfono, una frase veramente volgare, almeno quello che si evince questa mattina. Il GF VIP ieri sera è arrivata questa busta nera, come detto è stato veramente incredibile. Purtroppo le frasi su Daniele di Edoardo sarebbero così scurrili da non poter essere mandate in onda. Durante la notte però Tavassi, mentre parlava con Daniele, ha fatto capire quello che ha detto. Diciamo che è sicuramente qualcosa che non vi riportiamo direttamente. Lui durante la puntata proprio si è difeso, dicendo che sono quei tipi di battute che fanno sempre tra di loro. Dani, ti stavamo prendendo in giro, ha detto, come faccio io sempre, non c'è nulla di male, fidati, io sono andato easy su di te perché sono le battute che ti faccio davanti sempre. Alfonso ti ha detto che non scherzavo, frate, ho fatto le stesse battute a te sul fatto che sai, ti sto spiegando come andare. Era tutto a ridere, divertente, non mi sono mai divertito così tanto come quella sera. Diciamo che il Grande Fratello VIP, questi ragazzi si divertono con roba veramente un po' pesante. Ha detto cose politicamente scorrette, non c'era una cosa seria, non hai capito, sembrava di stare fuori, con te scherzo sempre, era una cosa tipo quelle che ti ho detto l'altro giorno, vieni nel van con me e baciamoci. Se poi te decontestualizzi la battuta, Dani, se io pensassi che fossi vero che tu sei gay, non scherzerei in questa maniera, non ti direi mai di baciarti o di fidanzarci, tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto una battuta e Donna Maria ha solo riso, non ha detto altro, ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo, una roba tipo se Oriana gli dicesse guarda io c'ho, allora Daniele ci starebbe, questo era il senso della cosa che ho detto. Con questi dettagli molti telespettatori su Twitter hanno fatto ipotesi, sembra plausibile quello che hanno ovviamente detto i telespettatori. Tavassi avrebbe detto scherzando che Oriana dicesse di essere un uomo, allora Daniele si lascerebbe andare con lei fisicamente. Amici di Nova News 24, questo ovviamente è quello che dicono i concorrenti del Grande Fratello VIP nella notte. Ne vedremo sicuramente delle belle in questa giornata così lunga dopo i provvedimenti presi. Ricordiamo Micol, Tavassi, Edoardo, Donna Maria e Murgia sono al televoto diretti senza passare per le nomination, quindi la penalità è stata questa, la penalità di Alfonso Signorini. Con questi dettagli quindi vi lasciamo, diteci cosa ne pensate della serata. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.